Salve, bentornati in questo nuovo video Tappa Buchi. Sì, perché non ero un attimo nelle curve per fare altri video, quindi ho detto, vabbè, prendiamo qualche format a caso che trovo su YouTube, roba vecchia, prendiamolo. Quindi a questo punto ho detto, va bene, prendiamo questo qua che forse può essere divertente, perché probabilmente mi cringerò e non poco. Quindi vediamo subito di arrivare al punto. Ho detto, ma i miei amici di me cosa sanno? Allora ho fatto un piccolo modulo su Google Form, Google Moduli, e glielo inviato. Gli ho detto, compilalo, mi serve per un video. L'oggetto era semplicemente, quanto conosci Jepp? Quindi molto, molto banale. E mi hanno detto semplicemente, è stato arduo. Quindi già lì un pochettino mi tilto. E io quindi non so come andrà, cioè come è andata. Non ho ancora visto le risposte, però mi sto già cringiando, perché se mi dicono è stato arduo vuol dire che probabilmente non mi conoscono così bene come penso. Ho fatto solo cose banali, cose a caso che è difficile che uno vada a dire in giro, perché sono stupidaggini, ma cose tipo il mio colore preferito, il mio film preferito, serie TV preferita, queste cose qua. Soprattutto io sono molto nerd, quindi ci ho messo anche in mezzo dei supereroi, ci ho messo in mezzo il mio cibo preferito, perché io sono un grande mangione. E ho detto, vediamo come viene fuori. Secondo me è rimasto simpatico come cosa. Adesso vediamo, perché non ho ancora visto le risposte. Quindi direi di non indugiare e andare subito al form. Ok, siamo al form. Il modulo era questo qua. Semplicemente nick, giusto per riconoscere chi mi compilava il modulo. Poi film preferito, ho cercato di dare quattro opzioni ciascuno. Quindi abbiamo, le opzioni sono Batman Begins, E.T., Ready Player One e Harry Potter la pietra filosofale. Il colore preferito, questo essendo che i colori sono un botto, ho lasciato risposta aperta. Videogioco preferito, The Last of Us, Destiny 2, Fortnite e Call of Duty World War 2. Serie TV preferita, Riverdale, The Walking Dead, The 100 e Arrow. O comunque, per quanto riguarda i film, per quanto riguarda serie TV, film, videogiochi, tutto un po', ho cercato di mettere tutta roba che comunque io abbia giocato o visto, così comunque da magari rendere più difficile per chi mi ha già sentito parlare di alcune serie TV o alcuni film, alcuni giochi. Quindi quello che vedrete è tutta roba che ho giocato o visto. Anime preferito, Tokyo Ghoul, Neo Genesis Evangelion, Seven Deadly Sins e Sword Art Online. Cibo preferito, hamburger, pizza, sushi, tacos. Ok, il tacos non li ho assaggiati, ma avevo un attimo un vuoto, non sapevo cosa mettere come quarta opzione. 3 mi sembrava già fin troppo facile. Saga preferita, la saga dell'infinito. In questo caso si riferisce a serie TV, film o fumetti dei supereroi. In questo caso sono mischiate, ci sono sia roba Marvel che roba DC. In questo caso c'è la saga dell'infinito, la crisi sulle terre infinite, la crisi su Terra X e Secret Invasion. Quindi ok, tra l'altro alcune di queste non sono mai state portate fuori dai fumetti. L'ultima domanda erano supereroi Marvel preferito, Deadpool, Spider-Man, Wolverine e Falcon. Supereroi DC preferito, Batman, Aquaman, Lanterna Verde e Captain Atom. Allora, detto questo, io direi di subito di andare alle risposte. Le prime risposte sono subito il nickname o nome nickname. In questo caso abbiamo Sere, Sofilla, Gabriele che sarebbe Burghi, No e Carda. L'altro è ST3X, sarebbe Stex, Stefano. Quasi tutta gente che avete visto o nei miei video o nelle mie live su Twitch. Se andiamo in individuale, andiamo nel primo, abbiamo Sofilla che mi fa: film preferito Batman Begins. Mi spiace, hai failato alla grandissima. È un film bellissimo, Batman Begins, mi è piaciuto tantissimo. Però no, non è quello il mio film preferito. Quello preferito giusto, il rosso, esattamente. Videogioco preferito, The Last of Us. Questa era facile, perché chiunque sia mai venuto a casa mia, c'è un'area dedicata a The Last of Us, di scaffali dedicati a vinili, action figure, giochi, collector edition. Quindi mi sembrava abbastanza facile un po' per tutti. Serie TV preferita, The Walking Dead. Questa ci hai anche azzeccato, quindi devo dire che stai andando alla grande, Sofia. Per il momento ne hai sbagliata una sola. Anime preferito, Neon Genesis Evangelion. Bello, mi è piaciuto tantissimo, ma ahimè non è quello il mio anime preferito. Il mio anime preferito è Seven Deadly Sins, quindi lì mi caschi un po'. Però ci può stare, ci può stare, perché in verità io con gli anime mi fomento abbastanza. Cibo preferito, hamburger, è vero, quindi Sofia mi conosce già abbastanza. Saga preferita, Crisi su Terra X. Mi è piaciuto un casino, direi che forse è la mia seconda saga preferita. Però quella che preferisco è la crisi sull'Eterna Infinita. Supereroe Marvel preferito, Spider-Man. Giusto, sono gasatissimo con Spider-Man. Supereroe DC preferito, Batman. No, non è Batman, è Lanterna Verde. Mi caschi un pochettino, perché Batman mi ha fomentato, ma fino a un certo punto. Quindi abbiamo capito che Sofia mi conosce abbastanza, dai, a parte qualche piccola pecca di qua e di là, mi conosce abbastanza. Se mi ricordo, in post-produzione metterò un segnapunti. Quindi adesso GG per Sofilla, GG per Sofilla. Vediamo se mi tilto un po'. Ok, secondo, Sere. Ok, film preferito Batman Begins. Va bene, per tutti il mio film preferito è Batman Begins. Capisco, ne prenderò atto.
Va bene. Colore preferito rosso, va bene. Questo è banale, lo conoscete tutti. Penso che nessuno abbia mai sbagliato il mio colore preferito. Del videogioco preferito, The Last of Us. Quindi questo, vabbè, è banale perché l'ho detto. In casa mia c'ho una sezione dedicata in uno scaffale enorme con tutta roba di Last of Us, quindi sì. Serie TV preferita e niente, serie, mi pardi, mi caschi qua con Riverdale, che mi piace, ma non ci siamo. Ne abbiamo già parlato, perché anche a te piace quella mia serie TV preferita, The Walking Dead, e la mia serie TV preferita. Quindi niente, ne prenderemo a. Anime preferito, Seven Deadly Sins, e qua ci siamo, qua ci siamo, il mio anime preferito, quindi GG. Cibo preferito, hamburger, penso lo conoscono tutti perché io ho la tendenza a spesso a cucinare quando facciamo le serate gli hamburger. Saga preferita, Secret Invasion. Tra tutte queste saghe che ho messo, forse Secret Invasion è quella che ranco per ultima. Però dai, ci sta. Questa era difficile perché lei non mi dà spesso spazio per i miei momenti nerd, quindi sapere qual è la mia saga preferita è difficile. Mi aspetto di più dai miei brotheri Burghi, Steve e Carda, sapere qual è la mia saga preferita. Almeno spero. Se mi cascano lì finisce male. Le ragazze possono ancora capire. Supereroe Marvel preferito, Spider-Man. Giusto. Che tra l'altro questo non è che lascio trasparire tantissimo il mio supereroe, i miei supereroi preferiti, perché non ho ancora spazi dedicati a quelli. Però sì, giusto, Spider-Man. Il mio supereroe DC preferito, Batman. E qua continuano tutti a cascarmi su Batman. Cascano secondo me nella banalità del fatto che Batman sia uno dei più famosi della DC, quindi un pochettino mi è andata a perdere. Questo me lo ricorderò e mi vendicherò. Vi riempirò casa di roba di Lanterna Verde. Andiamo avanti. Burghi subito qua. Allora, vabbè, nickname, va bene, il nome, nickname, Burghi, Gabriele. Allora, film preferito, E.T. Burghi, te l'ho anche già detto 40.000 volte di guardare il mio film preferito, e non è E.T., fra, che cacchio fai? Però E.T. è un filmone, E.T. è oggettivamente un filmone, però comunque ricordo è Ready Player One. Quello preferito, Scarlatto, va bene, qua andiamo proprio sulle sfumature, comprendo e capisco, comunque è comunque un rosso, quindi va bene, te la passiamo. Videogioco preferito, The Last of Us. Questo penso che non l'abbia sbagliato nessuno. Spero ovviamente che non abbia sbagliato nessuno, se non finisce male. Soprattutto perché Burghi c'era quando io ho comprato in 2 giorni ho unboxato sia la collector di The Last of Us parte 2 che la PS4 Pro edizione speciale della The Last of Us parte 2. Quindi mi sembra un po' ovvio che addirittura andare a comprare una console in edizione speciale deve essere il mio gioco preferito. Serie TV preferita, Arrow. Arrow si ranca al secondo posto come serie TV preferita. Però ci sta, lo comprendo, ci sta. Forse lui sa perché sono fomentato con gli archi, quindi ci può stare che dica che sia la mia serie TV preferita. Erano rimasti su Burghi, che allora dicevamo serie TV va bene, l'avrà frainteso per il fatto della mia fissazione degli archi nei giochi, quindi ci può anche stare. Però va bene, lo sapete che gli zombie per me vanno al primo posto. The Walking Dead è una cosa importante, soprattutto perché sono 10 stagioni, quindi non mi fosse piaciuto 10 stagioni col cacchio che me ne guardavo. Anime preferito, Seven Deadly Sins, ci ha azzeccato, ma qua potrei essere sicuro che abbia sparato a caso, Burghi, qui mi puzza, perché con te non abbiamo mai parlato di anime, quindi secondo me tu mi stai scammando qua. Cibo preferito, pizza, fra, porco schifo, fra. Allora, ok tutto, ma dai, fra, gli hamburger, sai, mi butto giù hamburger come se non ci fosse un domani, capisci che magari io mangio volentieri gli hamburger. E il mio cibo preferito, fra, porco schifo. Saga preferita, Crisi sulle Terre Infinite. Qua ci hai azzeccato mo', perché con te ne abbiamo parlato più volte. Poi c'eri quando ero andato a recuperare il fumetto nuovo della saga sulle Terre Infinite. Supereroe Marvel preferito, sei il primo che mi cicca il supereroe Marvel preferito, Deadpool. Io con te non penso di aver mai parlato di Deadpool, quindi secondo me mi stai un po' scammando. E quindi niente, Burghi, questa non te la do buona. Mi vendicherò in qualche modo, te la farò pesare. Perché è Spider-Man. Abbiamo parlato un botto di volte di Spider-Man come supereroe, come videogioco, come film, tutto un po'. Adesso mi cadi così, porco schifo. Supereroe DC preferito, Batman, anche tu. Secondo me mi state dicendo che dovrei cambiare supereroe DC preferito. Sento un po' di scam. Prossimo è Carda, va bene. Vediamo un po'. Allora, film preferito Ready Player One, va bene, ma perché ne abbiamo già parlato. Sa che è il mio film preferito, sa che l'ho comprato in tutte le salse, sa che c'ho la Collector Edition, va bene. Colore non si può far vedere perché non è un colore quello che ha scritto, ma comunque
Ci ha azzeccato il senso generale, ci ha azzeccato. O la derivazione del colore, chiamiamola come vogliamo. Però non associamolo a questa cosa che sarà censurata. Spero di ricordarmi di censurarla. Il gioco preferito, The Last of Us. Sicuro, non era impossibile che qualcuno lo sbagliasse, ma anche Steve non l'avrà sbagliato sicuro. Serie TV preferita, The Walking Dead, lui lo sa, ma perché ne abbiamo parlato un botto di volte. Anche lui la stava seguendo, poi ha smesso di seguirla, io gli ho detto di ricominciare, va bene, ci può stare. Anime preferito, Sword Art Online, no, mi è piaciuto, mi è andato anche a perdere un pochettino nell'ultima stagione, quindi mi ha fatto perdere un po' l'entusiasmo, però comunque rimane Seven Deadly Sins, quell'anime lì, mi fa impazzire. Dovrei anche pensare di iniziare a leggere il manga. Ci vorrei detto hamburger, va bene, cioè lui c'è quando cucino gli hamburger, quindi sa. Da lui mi aspetterei forse che sappia il mio supereroe DC preferito, ovvero Lanterna Verde, adesso vedremo. Saga preferita, Secret Invasion. Anche tu mi cadi su Secret Invasion che c'ha il titolo figo, ma non ti ricordi tutte le volte che ti ho logorato con Crisi sulle Terre Infinite. Va bene, carta, me ne ricordo, no. Niente, anche lui mi ha chiamato con il supereroe DC preferito. Non è quel porco schifo di Batman, va bene? Batman è un supereroe che ci sta, ma porco schifo no. Non è il mio supereroe preferito da DC. Ma supereroe preferito Marvel ci sta, soprattutto perché io l'ho logorato una volta con delle scene dei film che lui si era perso delle colonne sonore e io gliele avevo fatte riascoltare, che non si fidava di me. Ultimo, Steel. Da lui mi aspetterei tutto giusto, forse l'anime. Forse l'anime potrebbe perdermi. Però da lui mi aspetterei un po' tutto giusto. Allora, Steve. Allora, e subito mi aspetterei tutto giusto. Mi cade subito col film preferito. Va bene, grazie. Grazie. Subito Harry Potter e la fetta filosofale. Mi piace la saga di Harry Potter, ma come a tutti penso, ma non dico minimamente che sia il mio preferito. Come preferito Black? No. Ah, ok, ha sparato forse a caso perché il videogioco preferito Fortnite mi sta scammando. Ha azzeccato la serie TV preferita, quindi The Walking Dead, giusto. Anime preferito, Seven Deadly Sins. Cibo preferito, mi sei caduto qua. Saga preferita, mi sei caduto qua. Però, lo sapevo! Ha azzeccato Lanterna Verde! Bravo! Mamma mia, qualcuno che mi azzecca solo Lanterna Verde! Che nessuno me lo azzecca mai. Comunque sì, mi sbaglia la saga, mi sbaglia il cibo, mi sbaglia il gioco. Questo l'ha fatto per prankare, mi sbaglia il colore, mi sbaglia il film. Mi sa che vai in ultima posizione, Fra, ma cosa fai? Cosa mi combini? Cosa mi combini? Fra... Niente, sono rimasto un po' scammato. F. Un po' di F nei commenti per Stew che spara a caso le risposte. Grazie. E niente, il vincitore non so chi sia, quindi devo andare a vedere. Vedrete una classifica qua, da qualche parte di loro che quanti punti hanno totalizzato. Io comunque spero che questo video tappabuchi non vi abbia dato fastidio. Adesso sto cercando poi di lavorare su nuove cose, nuovi progetti. Solo che ho bisogno di tempo e realizzare questi video qua ci vuole poco e anche editarli ci vuole poco e sono anche simpatici. Fatemi sapere se cosa ne pensate di quest'idea che ho avuto per questo video qua. Devo dire che sono rimasto scammato, sono rimasto scammato di certe cose, quindi vedremo cosa mi diranno i miei amici dopo aver visto questo video. Io vi ringrazio e vi saluto. Trovate ovviamente in descrizione tutte le varie cose come il Twitch, il mio Discord, se volete parlare con me. C'è il Telegram, c'è il mio Instagram, c'è i vari social qua e di là, a destra e a sinistra. Trovate i miei nickname sulle varie piattaforme di gioco. Se volete mandarmi una richiesta di amicizia. Non accetto richieste di amicizia di amici fidati, quindi non mandatemene. Mando solo le richieste di amicizia. Cioè accetto solo le richieste col nickname. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto. Ci vediamo in un prossimo video. Lasciatemi un mi piacione, iscrivetevi per sostenermi e aiutarmi a crescere e portare avanti questo progetto. Presto ritorneranno anche le live. Io vi ringrazio.